Facciamo così. E così. Facciamo? Ce la facciamo. Va bene. Non è che magari oggi va un po' meglio, considerando che ho smesso di bere il maledettissimo tastiera. Dai qua. Fammi la faccia degli schiavi. Che abbiamo fatto tanta strada, siamo tipo al quarto livello su boh, una cinquantina. Caspita, io ero una vera guerra. Sì, questo si mangia i rub, non va bene. Disgraziatissimo, che succede? Ah sì, a posto. Allora, l'acquitrino. Qua cos'è la situazione? Vita e potere. Ah, e beh. Io forse non volevo. No, aspetta. Aspetta, non sono pronta. Pigliali. Ah no, aspetta, mi ricordo sta roba, devo vincere contro quel. Vabbè, senti, facciamo che oggi voglio vincere. Poi il resto ci pensiamo. Il room, cosa prossima. Vabbè. Fermo ad aspettarmi, grazie. Ok. Vai, che... Vabbè, allora a caso. Via sti robi. Oh, Gesù, perché sono messi così male? A zigo zago sulla vita. Ok. Parlavo di vite. Vabbè, che presa male, che presa male. Ah, ma lei mi aspetta, per fortuna che mi aspetta, sono finita. Fammi andare di qua, guarda che ti taglio la strada, ciao. Dal diavolo, il resto lo piglio un'altra volta. Vai. Sì, ma lei citta. Lei citta, ma io sono impedita. Proprio onestamente parlando. Allora, andiamo. E siamo qui.
taglie. Beh, quanti, 37 room dopo. Fidati. Ah, però che comodità, usare il joypad, joystick, non so come si chiama. Salto brutto, 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 brutto. Molto brutto. Ma che caspita, vabbè. Prospettiva canaglia. Allora. Io spero si senta tutto. Che se non le è un problema. Ma questo poi, in caso ce lo gestiamo. Via qua, via là. E quindi? Ah, ma non era una gara? Lo era? Non ho capito. Posso rifarlo? Ma cosa mi dici, come on? Che me ne sto andando. Sì, salva, certo. Rifacciamolo che devo prendere tutti i room. Sì. Dai, su. Ma no, non era quello che devo saltare. Ups. Ma, signorina, ha finito di mettervi fretta. Sì, ma... Allora. Me ne mancano due e neanche mi ricordo dove le ho mancate. C'è attaccato, per fortuna. Dicevo, neanche mi ricordo dove le ho mancate. Perché qui è così basso? Ah no, era a caso. Completamente a caso. Va bene. Andiamo. Io spero che la qualità sia dignitosa, perché lui... Allora, non ho sbagliato tutto nella mia esistenza, tutto sbagliato. Ok. Ah, eccolo uno. Io. Vai. Dai, dai, dai. E che... Come l'ho detto. Allora, tagliamo strada come prima. Che viene più comodo. Gira, 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 tondo. Perché... Ah, no, niente, semplicemente devo finirlo entro il tempo, suppongo. Sì, però, Rayman, che caspita, non mi salta. Ma non salta! Ma non salta! Ehi, Kumi! Ciao, carissima! Sì, dei ricordi che, mamma mia, c'avevo voglia di un po' di retro gaming oggi. Ah, santo cielo. Come stai? Tutto bene? Mi ero sforzata per leggere cosa mi avevi scritto. E niente. Ce la possiamo fare, io giuro. In realtà non era veramente il titolo che avrei voluto portare, sai? Avrei voluto fare tutta la saga di Tomb Raider in questi giorni qua. E invece, purtroppo ci tocca Rayman. È tutto bene, un po' stanca, però... Ma li ho presi tutti? Non lo sapremo mai. Un po' stanca, però tutto bene. Ah sì, ho completato, perfetto. Sto recuperando i giorni di lavoro. E quindi giustamente si fa quel che si fa. Cuba, ma buonasera anche a lei. Carissimi, allora sì, salviamo ovviamente. Io che come sempre voglio fare giochi semplici, no? Allora ci rifacciamo, cioè iniziamo sto livello della fava. Ieri sera ho portato pure sempre Rayman, ho dato di matto, vi siete persi delle scene, delle comiche che veramente... Allora, che giocavo con i tasti del computer ed era... Esatto, esatto, Cuba, proprio per quel... Porca miseria, a me che mi distraggo. Vabbè. Ops. Dicevo, perché ha dei tasti della tastiera terrificanti, cioè tipo che salti con... Madonna! Che salti con A, però spari con spazio e muovi la telecamera con... Vabbè, muovi la telecamera, aspetta un secondo. E vedi, infatti, già voi ridete, avete capito dove deve andare a finire questa live.
Sì, ma scusa. Ragazzi, guardate che questo gioco è tutto sbagliato, c'è tutte le hitbox messe male, ma tua ma... Niente, niente, raga, niente. E anzi, che oggi sono con questo. E poi che tua ma... Senti, allora... Allora, adesso ci fermiamo un secondo. Com'è che... Ah, niente, devo scoprire i tasti, scusa. Non ce la posso fare a stare in piedi su questo robo. Allora, girati di là, ok. È tutto sbagliato questo gioco, tutto sbagliato. Noi vogliamo illuderci che... Anzi, io mi volevo... Cioè, allora, ce la fai? Mi volevo illudere che andasse meglio con... come si chiama? Col joypad. E invece non è vero mai. Non è vero mai. Ma madonna. Non è vero mai. Ma mai mai. Eh no, eh no, girati verso di lui che ti fa le preview. Dai, e mori. Ok, c'era un... Boh, lui è contento, va bene così. Allora. Sì, sono tutti fatti male, ma parliamo di ATF4 un secondo, perché ieri sera stavo avendo grossi problemi con... Perché praticamente se parte Rayman si schifa... Che schifo! Si schifa... Che... Si schifia tutta la live sostanzialmente. Senti. E si schifa tutta quanta la live e se io provo a cliccare qualcosa da Streamlab mi salta tutto. E quindi ieri cos'è che volevo fare? Volevo cercare disperatamente di schifo del... Niente, non ce la sto facendo, ragazzi. Fa schifo. Niente. Allora, stiamo partendo malissimo. Stavo dicendo che... E io quella come la prendo? Così? Che sponda! Sì, ma io... Ecco. Allora, pausa un attimo. Stavo cercando di... me lo sono dimenticato. Mannaggia. Ah sì, che praticamente stavo cercando di fare funzionare le cose, ma non ce la stavo facendo sostanzialmente. E dovevo chiudere Rayman, però Rayman non si chiudeva. Raga, non si chiudeva. E anche ho detto, senti, per disperazione, control alt cancel, gestione attività, e mi va a spuntare. Praticamente tipo... Rayman si è rimpicciolito su un lato e la gestione attività era proprio dietro. E non essendo un gioco finestrato, io non è che potevo mettere la X, chiudere e andare alla gestione attività. Quindi ero fregata. Mi sono detta, ok, andiamo lì, alt F4. Non andava manco alt F4. Io disperatissimo, ho dovuto staccare tutto di colpo. Tutto, tutto. Ah, sai che mi dico, devo guardare, se mi vedete intanto che guardo di là è perché la chat me la sto cuccando dal telefono, perché qua è tutto quanto sbrilluccicato, messo malissimo. Sì, esatto. Allora, pugno al PC, ho dovuto spegnere tutto, sì, non è stata una bella scelta in realtà. Sai che forse se faccio così mi vedo meglio, aspetta. Girati. Te la faccio fregare la situa? La risposta è incredibile, eh? No. Comunque io Medieval non ci ho mai giocato. Mai. Non ho vagamente presente, anzi, di cosa stiamo parlando, in realtà. Però non ho mai avuto modo di giocarlo, purtroppo. Ma si va a recuperare un po' di tutto, piano piano. Allora, vediamo di far... dai, che è troppo in alto, non ci si crede mai. Eh no! L'ho preso. Ok. Ma in che senso? Dove devo andare? Di qua? Non lo so, vabbè, io sono andata qui. Allora. Ora, vi sembra normale che debba cambiare la visuale col triangolo? Perché non lo è. Non lo è. Corri. Dall'altra parte. Corri. Ok. Vabbè, ma è normale, purtroppo i comandi rimangano indietro. Ma vabbè, allora. Stavo lanciando via il joypad, vabbè. E anzi, guarda che per questo qua ho trovato online che c'era il coso per sbuggare. Perché praticamente c'ha il joystick, un bug devastante, per cui non te lo prende. Ho dovuto, per fortuna, cercare online una soluzione. C'era la patch.
l'avessi trovata ieri, cioè, avrei evitato di diventare isterica, perché ieri ero arrabbiatissima con questo gioco, arrabbiatissima. Rompi sta roba, io comunque mi sento impedita, io giuro che io non faccio schifo a giocare in genere, ma... ma l'ho preso? Sì, sì, l'ho preso. Ma oggi abbiamo deciso che invece dovevo fare schifissi. Cosa cambia? È peste, maledizione. Di qua o di là? Uguale. E per fortuna che ha l'autograb, perché sennò mi disperavo ancora di più. Ma dai! Ma che mi fai jumpscare? Via, via, sciosha. E muori? Tra l'altro avevo fatto delle prove col primo di Rayman. Niente, per fortuna ho lasciato stare subito, subito, in media subito. Ma che sponde incredibili che faccio. Ma io ricordo male o si poteva... Probabilmente ricordo male. Io come al solito mi dimentico cosa dico, ma vabbè. Tanto si sa che io... Bello. Molto, molto bello. Ma io potevo saltare sul tiro. Vabbè, senti, non mi interessa quell'um lì. Vabbè. Sì, però non è giusto. E basta! Ma le piglio tutte io in faccia. È un problema pure col joypad. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Allora. Ti è. Non so cosa è successo, ma ti è. Allora. Ma fa dei salti di rimbalzo incredibili. Sì, vabbè, però... Io ho anche il 3 di questo. Io non so se voglio giocarlo il 3 di questo. Già non volevo giocare... Già non volevo giocare questo. Perché sento odore di... Ah. È qui davanti a te. Come fai a mancarlo? È davanti a te. Sto gioco fa finta di avere l'automira. Non è vero mai. Non è vero mai. Allora. Mo... Ma no, ma dai. Salve amico. Ma wow, a chi wow? Fammi fare il giro per favore. Ah, ma l'ha pre... Vabbè, però non mi fa capire se riprendo oppure no. Non è giusto. Salve. Salve. No, no, mi lasci. Ti dico di lasciarmi, mi lasci, no? Allora. Ma sei una cosa a tempo, perché la fai partire prima di quando parto io? Maledette cazzi. Ok, a posto, a posto. Che succede? Perché c'è qualcuno che piange, quindi ci sarà qualcosa. Eccolo lì. Devo venire fino a lì? Ah, infatti. Allora, l'ultima cassa sarà sempre come al solito. Esatto, no, sì, è quella dei tizi. Via lì. Perfetto. Anziché non c'è danno da caduta, se no mi divertivo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Dai, per favore, che dobbiamo fare sto balletto della fava. Caspita. Che succede alla telecamera? Che succede? Ma quanto... Vabbè. Certi momenti non so se sono io che sono stupida o se è il gioco che è rotto. Non lo capisco. Viene oggettivamente il dubbio, no? Ah, caspita, caspita. Oh no, 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 no. Voi lo ricordate cosa succede adesso, vero? Perché io purtroppo sì. Io voglio sapere chi è stato lo stronzo che ha deciso che questa era una buona idea. Questo livello qui non è una buona idea. Non lo è. Dai, dai, corri. Stupido mini globox, corri. Vabbè, ma non va. Dai, dai, ti prego. Ti prego. Ti prego, faccela. No, niente, persa. Qualunque cosa voleva da me la fata non l'avrà. No, allora. Fermi tutti. Tutto Rayman non è una buona idea? Non è vero, perché... come si chiamano? Origin e Legend sono molto belli. Però sono più belli fatti con altre persone. Giocati da so... Perché ho messo ok? Vabbè, ormai... E dicevo, Rayman Origins e Rayman Legend sono molto belli da fare in gruppo, fino a 4 persone, si sa. Ma io ho giocato con 2 mie amiche e mi sono divertita come una pazza. Una pazza.
Poi di altri Rayman in realtà ho giocato soltanto, senti, al diavolo, questo qua, che non ho mai finito, mai, perché il livello finale con la tastiera è impossibile, impossibile. E poi ho giocato a Rayman M, che è quello tipo multiplayer. Di corsa sostanzialmente, è uscito per computer. Ci ho giocato in una maniera molto triste in realtà, perché ci giocavo perché avevo la demo presa tipo nei Kellogg's. Non mi ricordo dove l'avevo presa, ma quella lì di demo. Però l'ho distrutta quella demo maledetta. Siamo già al boss? Sti teens, mio Dio, che brutti che sono. Altra cosa bella di Legend di Origin è che tu puoi giocare anche con altri personaggi. Tipo Globox, 30.000 tipi diversi di Globox, tutti teen, tutti diversi, tipo collezionabili. A me queste cose vanno a divertire un sacco. Tra l'altro mi piacerebbe un domani portare anche gli altri di Rayman. Di sicuro finisco questo, di sicuro porto Hodlum Havoc, che dovrebbe essere il 3, che ce l'ho. Il primo, cioè ce lo dimentichiamo tutti, perché con la fava che io già ci ho provato, ma mio Dio cos'era. E follia, non ho capito niente. Tu senti, sai che ce la lascia stare. Però Origin Legend li vorrei portare, non da sola, quindi quello sarà una questione molto più avanti, ma in più persone ci si diverte come dei pazzi. Cioè, si diventa scemi, però ci si diverte, questo sì. Devo dire che forse di multiplayer è uno dei titoli che ho preferito. Origin, nello specifico. 6 ore di cutscene, però dai. Io ho parlato durante la cutscene di tutto questo punto prima perché immagino che tutti più o meno conoscano sto gioco, ma soprattutto perché, ragazzi, oggettivamente, che vuole quello? Oggettivamente parlando, loro fanno versi che non sono neanche umanamente. Cioè, vabbè, ma non lo prendo. Non sono umanamente logici, quindi è anche inutile stare lì a. Da quando l'acqua mi uccide? Perché? Allora, che c'è qua? Da Misty Room torniamo. Ma quello perché non arriva? Ah, che freschetto che arriva da qua. Che vuole questo? Ma mi picchiano! Mi fanno del male senza motivo. Senta lei, allora, ti pigli due sberle. Ma e dov'è? È sceso? Eh sì, però. Ma dov'è? Ma non c'è? Dov'è? Si era buggatissimo. Pigliati due sberle, dai, Allora, ma che fa là sotto? Ah, sotto granchio, ma dai, lavora per il nemico, il granchio. Avanti. Ora, a voi sembra normale che debba fare una battaglia così che non posso neanche gestire. Dai. Questa è una delle più sbagliate idee che io abbia mai visto in un videogioco. Ah, ma forse sai che mi ricordo il livello. Questo è quello dove devo fare le cose con le sfere, credo. Allora, sì, lo vedo che sotto c'è roba, ma voglio andare prima su. O su è la strada giusta, in realtà dovevo andare giù. Scopriamolo. No, facciamo che andiamo di qua. Allora. Oddio, e qui come si va giù? Ah, così. Ok. Via sta roba. Scendi. Cioè, la telecamera, signori, E come si risale? Ma io non so come si risale. Aspetta, forse. Ragazzi, morirò perché non conosco. Ah, col cerchio. Ok, ritorna su. Amico, ritorna su che non respiri. Ritorna su. Ok. Allora. Momento di crisi perché non sapevo i tasti. Allora, si riscende con questo. Dai, meglio che da computer quantomeno. Scendi, amico, scendi. Facciamo anche molto in fretta, per favore. Chi è che piange? Ma perché le cose a tempo? Esci. Oh. Posso sbatti per questa? Per una cassa? Va bene, lo accetto. Lo accetto, non mi faccio domande, lo accetto, ma io morirò. Perché non ci sono. Ah, sono tornati i rum azzurri, vabbè. I rum azzurri. Sì, ce la fai? Ragazzi, però le hitbox di questo gioco non sono umane. Vera verità, ma non sono umane.
Vai su. Ok. Sì, ricordavo bene qual era questo livello. E vabbè. Sto ferma, mi spari e mi sposti. Yeah. Te le tue stupide. Manca qualcosa in questo livello in questo momento. Sto schifo di granchio. Santo cielo. Vada pure, Kumi, vada pure. Non si preoccupi, tanto mi trovi qui. Almeno per un... Ah, ecco, infatti. Almeno per un po'. Vadi, vadi. Allora, adesso, se la telecamera è con me, non è così che devo fare, ma è così. Allora, ma perché mi deve sempre parlare sto schifo volante? Sì, sì, ok. Credo di averle già fatte queste, non in questa run, ma queste cose le ho già fatte. Allora, che brutte queste sfere, mamma mia. Mamma mia, che brutte le sfere. Io continuo a girare l'analogico destro convinta che sia la telecamera, invece non è te. Mettilo lì. Primo colpo, incredibile. Con la questione delle hitbox non mi aspettavo di riuscirci. Allora andiamo, piano piano. Questo è alto gameplay comunque, eh? Altissimo. Altissimo. Tutto qui il nemico che c'era, quello di prima, basta, l'unico guardiano. Accetto, accetto io come sempre. Non mi faccio troppe domande. Parlo a caso, quello sì, ma le domande no. Le domande no. Perfetto. Telecamera mia, per piacere. Allora. Cucù. Allora, qua mi dovrei prendere l'ira di... Esatto, un sacco di room. Perché ho paura che me ne sia dimenticata qualcuno dietro? Ragazzi, mi mancano 10 room. Dove sono? Scusatemi. Ho sbagliato? E se qualcuno si ricorda questo gioco dove sono gli ultimi 10 room, me lo dica. No, perché seriamente, dove sono? Allora, posso tornare indietro? Posso tornare indietro? Sì? Sì. Che io vorrei sapere se magari li ho dimenticati qua da qualche parte. Tanto il livello è già finito. Sì, senti, lanciati, ti prego. Allora, qua la telecamera me la gira, ma c'è soltanto qui. Sono confusa. Ma perché il portale poi mi porta al boss, ma... Che siano lì gli ultimi room? Non mi ricordavo. Qua abbiamo detto che non ci sono altre vie. No, c'è soltanto il terrore di questi livelli orribili. Andiamo su. Vadi, vadi, vadi su. Vabbè, vado avanti a questo punto. A meno che non ci sia qualche barbatrucco magico qua. Do giusto un'ultima occhiata, poi prometto che vado al boss. Ok, non ci sta niente, andiamo al boss. Con quanta calma, con quanta pace si infila nell'infinito. Ah beh, io convinta che ci fosse il caricamento, dimenticandomi che ai tempi non c'erano i caricamenti. Allora, mi devo riportare... Ah, sono qui! Mannaggia! Vabbè... Aspetta, sì. Eh sì, però io non vedo. Pia quello! Perfetto. Ok, ai, ma che sbattoni! Ne manca uno. Ne manca uno. Cuba? Vedi, hai visto quello che ho visto io?
Aiuto! Ok, ah, che bello, fatto il joypad è molto più facile questa cosa. Via! Ah, vabbè, ma lo macinia. Non lo dovevo fare tre volte, scusate, che è successo? Non ho capito. C'è tutto qua? Finito? Ma io che avevo ricordi terribili di questo gioco, non mi ricordavo nulla. Meglio. Non ho capito, però meglio. C'era tutto qui. Va bene. Va bene. Cioè, non... Va bene. Ok. Con quanta lentezza deve salire le scale. Cioè, la cosa qua. Un passetto. Con calma, mica c'è fretta nella vita, no? Figuriamoci. Ok. Le maschere più belle che io abbia mai visto. Oh no, abbiamo trovato Papadopoulos. Una delle cazzi più lunghe di tutto il gioco. Tutto questo fatemi sapere com'è la qualità del gioco che vedete voi, perché dal VOD l'avevo visto che era terrificante, però da quella che vedo io è discreta, quindi non capisco. Ma c'ha le unghie dei piedi tinte. Un uomo di gusto. Col bell'oro sui dita dei piedi, che schifo. Che con queste braccia Michael Jordan in Space Jam lo battiamo. Sì, lo sappiamo. Ah, i giochi di un tempo senza caricamenti erano la cosa più bella del mondo. Ma basta. Io non li finisco più i livelli al 100% se ogni volta mi aspetta questo. Palle. Non ti fermare, mini Globox, non ti fermare. Dai. E niente, abbiamo perso. Sprint finale mentre lui cade, non è caduto. Non avrò mai niente io da questo livello, non mi interessa, guarda. Tanto cos'è che mi dava? Mi riempiva la vita e basta? Tipo. No, faccio volentieri a meno, guarda. Non c'è problema. Sì. Lo ricordavo più avanti questo livello, sinceramente. Ma siamo già a un quarto del gioco. Ah, vabbè, breve ma intenso. Sì, stai attento. La bomba che cammina. E ora ci divertiamo tantissimo. Perché sei inchinato? Vabbè. Allora. Salve. Vengi, non si pre... Ma si è schiantata ed è esplosa. Amica? Qui. Vieni, bimba. Ops. Sono qui, vieni. Andiamo. Eh sì, vabbè, però. Non la vedevo. Ma che poi c'era una roba dove dovevo andare io qua, no? Ah, infatti, qua c'era una situazione.
Ti immagino mi abbia aperto questo, esatto. Vieni qui, ci posso andare lì? Sì. Ok, ritorniamo su. Ma c'è qualcosa su, tipo... Ma li devo rompere questi, forse? Certamente non così. Vieni qui, vieni qui. Dai, me lo ricordo cosa devo fare con te, che devo stancarti. Vieni. No, non credo di... Ah, devo farla... No, non era lì. Se lo dovevo fare, non era lì. Che questi cosi qua mi sembrano tipo inquietantissimi. Mi sembrano... Non so. Sospetti. Andiamo, dai. Facciamo le cose normali e andiamo avanti nel gioco. Non ci pensiamo più. Stancati. Stancati. Brava bimba. Di. Ok. Bomba. Letteralmente. Sì. Sì. Non mi ricordo questa cosa della velocità. Ma va bene. Poi... ma chi mi fa le preview? Mi fa... Incredibile, il mago vero? Via quello. Ma perché? È morto? Ah. Allora va bene. No, di lì si va avanti. Mi dai per favore? Perché non me lo... Ditemi. Che succede? Ah. A posto. E si prosegue. Scommetto che ci sono altre 70 bombe qua. 70 no, ma una sì. Tuttavia... L'avevo visto che c'era il... prendilo. Perfetto. Piano, 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 piano. Perfetto. Prendiamo questo qui. Signorina, salve. Venga, venga. Si stanchi qui, la prego. Perfetto. Allora, vediamo se... Eh sì, però pericolosissima sta cosa. Salve. No. No. No, 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 no. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Speravo ti stancassi molto pri. Ok. Pri, vabbè. Allora, stabilizziamoci. Ok. Adesso, delicatissimi. Perfetto. Stavo dicendo perfetto. Delicatissimi. Allora, vieni qua. Mamma, dai, stancati. Dov'è? Devi girare di là. Ok. Vai, vai, piano, piano. Piano, pianissimo, delicati. Io spero che di lì non ci siano loom, ma non mi sembra. Che miseria, ma è sensibilissimo sto robo. Ne ho perso uno, no, va bene. Che poi adesso mi devo rifare lo stesso livello 97 volte. Perché col cacchio che lo rifaccio poi? Ma proprio col cavolo. Dai, su. Non riesco a prendere. Oddio, dove devo andare? Dove vado? Ok. Vai, vai, vai. Piano. Delicati. Delicati. Ho provato. Devo dire che ci ho provato. Dai, vieni qua. Dai, su. Ah, che comodo. Stanca. Perfetto. Si va. Delicato, delicato. Un colpettino all'analogico leggero, leggero, leggero. Piano. Piano. Eh sì. Colpettino all'analogico, gne. Vieni qua.
Ci metteremo tutta la serata per riuscire a finire questo livello, spero che lo sappiate, perché io ormai me ne sono già fatta una ragione. Perché uno di quelli che più odiavo, e io ho il joypad in questo momento, non si masca miseria, non riesco a immaginare cosa succederebbe con la tastiera. La risposta è odierei il mondo. Vieni qua. Poi si potessero saltare gli livelli. Aia, dritto sul muso, vieni qui. Dicevo, si potessero saltare i livelli? No, ovviamente li devi finire. Altrimenti che gioco a livelli stai facendo? Di lì gira a destra, perfetto. Allora, concentrazione, piano piano, per favore. Per favore, ti dico. Ma poi tocca un secondo il muro e se ne va dall'altra parte. Ma caspita, ma raschia un poco prima di no, una derapata incredibile e va dall'altra parte. Beh, giro giro tondo, quante ho perso la presa sull'analogico. Vai. Di là, gira. A posto. Benvenuti a quelli nuovi. Comunque, perché mi giro a guardare la chat? Non dovrei. Stavo dicendo, benvenuti ai nuovi che vedo. Ai ai ai, ragazzi. Io lo mollo questo gioco. Io l'ho detto, io lo mollo. E dai! Dai, avanti. Giro giro tondo, stancati che mi scoccio, mi gira la testa, mi gira. Dai, che è instancabile questa. Oh! Ah. Gira. Ah. Ok. Allora, rimaniamo dritti e delicatissimi. Io dovevo chiamarla così la chat, la live di oggi, delicatissima. Piano, piano, e vabbè. Ma mi fa le curve! Di 7 chilometri! Allora, vabbè. Dai, su. Dai. Ok. Gira. Ok. Ce la farò a passare il livello, il punto critico? Per la cronaca è tutto il livello. Ma dai. Allora. Piano e delicati. Oh. Ma no, ma l'ho mancato, ma sono schifo. Ma faccio schifo. Batti. Stava andando tutto bene. Poi ho mancato il loom. Venga signora, venga. Voglio capire, i pirati perché hanno creato le bombe con i piedi? Esattamente a che servo? Non ce la faccio, ce l'ho fatta. A che servono? Si vanno da sole ad ammazzarsi? Non mi sembra una buona idea, io le posso usare contro di loro cavalcandole. Cioè si possono addomesticare. Tu padre, tua madre. Allora. Io ho un vago ricordo che si poteva, ha detto quello prima, decelerare. Si può decelerare? Spaccato tutto. Allora si può accelerare, non decelerare. Non si può fare, a quanto pare. Ragazzi, ma che disastri. Che disastri. Ah. Ci riproviamo. Piano. Io, come dicevo ieri sera, per fortunissima non c'è il... Oddio. Non c'è un vero e proprio game over, cioè nel senso anche se muoio riprendo. Ricomincio da qui. Allora. Sono le 18:40. Mi sono distratta. Sono le 18. Sì, lo so. Le 18:42. Ora, secondo voi, entro le 8 ce la facciamo? Che secondo me no. Dai. Tira. Perché giro intorno non la peglio più poi. E piano. Ok, piano. Senza fretta, senza furia. Ok, uno ce l'ho e l'altro pure. Delicato Rayman. Non c'è bisogno di essere aggressivi. Abbiamo finito? C'è tutto sto sbatti e alla fine dovevo andare qua?
Vabbè, meglio, 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 meglio. Allora, vai a vedere la zona. Ah, t'ho visto. Com'è che funziona questo, mo? Devo andare qua? Non ho capito. Siamo pazzi? Cos'è? Ma non potevano lasciarmi la bomba di prima, scusami. Non ho capito. Ok, allora. Devo vedere. È delicatissima questa cosa, è super sensibile, non va bene. Non va bene. Via qua. Ma poi aspetta, fermi, fermi tutti però. Non è che magari è di qua che poi devo andare. Che se poi non posso tornare più indietro mi scoccio. Ah no, ok. Allora ammazziamo sto tizio prima. Che preview! L'ho ucciso? No. Intanto qua flippa tutto. Allora c'è qualcuno che piange. Io suppongo che lì ci sia il qualcuno che piange. Quindi riproviamo ad andarci. Piano piano, senza furia, senza fretta, senza indugio, senza. Allora, per fortuna almeno sono vivo. Caspita, c'è delle meccaniche sbagliate, ma sbagliate. Piano! Ma parte 70 all'ora, ma non è possibile! Non è possibile, dai! Allora. Secondino, tutti buoni, tutti bravi. Facciamo la roba. Facciamo. No, non era quello che volevo fare. Questo sì, era quello che volevo fare. Lo giriamo, lo mettiamo qui. Secondo. Metto in carica il telefono, se no mi muore. Eccolo qui. Allora, stavamo dicendo, andiamo in questo magico mondo di folli. Allora, se poi pure la telecamera ci si mette, perché. Tene. Ma tecnicamente la grafica non sembra male anche dal telefono, ma stai a vedere poi da un computer. Allora, ci riproviamo. Allora. Ti prego, piano. Ok, a posto. Perché ce n'è un altro? Oh no, lo devo rifare, follia. No, no. Allora. Sì, ma se io non ci vedo, come lo. Come la. Ah, aspetta. Genio del male. Ti è. Sbagliato tasto. E vabbè. Così. Ma dai, ma come? Caspita, non andava? Funziona niente, qui non funziona. Ah. Sempre un secondino, eh. Allora, dobbiamo tornare indietro. Penso che anche se moriamo non succede niente. Va bene così. Va benissimo così. Ma proprio bene, 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 bene. Un secondo che. Sta venendo leggermente un pochino, pochino di mal di testa. Sarà che odio questo livello? Chi lo sa. Andiamo. C'è un braccio appeso. Interessante, devo dire. Ah, c'è cosa questo qua? Per questo personaggio qua non l'ho visto più negli altri Rayman, peccato. Che poi com'è che ha detto che si chiama? Mi ricordo mica. Non
Oh no, non è vero. Mi stai dicendo che dopo devo rifare questo livello? Ma allora mi odiano. Ma allora mi odiano. Sì, certo che salvo. Che domande? Sì, sì, salva, salva, ti prego. Backtracking, non mi va, non mi piace, non mi piace. Questo gioco ho fatto male. Vai dentro, va là. Allora. Litbox, litbox. Allora. Piano, corri ora che sei vulnerabile per un momento. Qua c'erano le schifezze adesso che vengono fuori. Le vecchie. Schifo. Dove bambini non facevo altro che sparare in giro. Sì. Sì, ma a me non piace questa cosa. Sì, però scusami, dovevi fare gli effetti sugli occhi di lui. Lui era messo di tre quarti, gli effetti erano di fronte. Non mi sembra una buona idea, una buona... Non mi sembra. Ma va bene, tanto voglio dire un gioco degli anni 90, tipo. Ci sta, mi fa questo errore. Allora, piglia sta roba qua. Come? Ma perché? Perché? C'era bisogno di farmi cadere? Piglia sto roba, va. E ripete. Se piano delicatissimo. Ok, anche quello la rete. Piano, piano. Piano, piano, piano muoio. Va bene. Piano. Cioè, comunque slitta di brutto sto personaggio, eh? Allora, ce la facciamo delicatissima. Piano. Vabbè, ma dai! Allora. E te appicciati. Perfetto. Dai che mi seccherebbe morire giusto adesso. Piano. Piano. Veloce, attaccati lì. Ok. Oh, che bello salvataggio. Allora, signora, la prego. Ok. Ui. Attaccati là, perfetto. Non l'avrei visto mai. E posso andare lì? Cioè qui? Ah, ma scende! Scende! No, no, no! Riappicciati! Non è giusto. Questo gioco non è giusto. Dai. Wow! Eh no, ma devo rifare i teschi, che palle. Allora, piano. Almeno qua c'era un poco di vita. Piano, pianissimo. Ok. Ok, piano. Ok. La parola del giorno è piano. Ciapati su. Vola di lì? Ci arrivo? Sì. Allora, concentrazione. Piglialo, perfetto. Piano, piano, veloce. È sua mamma però, quella simpaticissima. Simpatica da morire. Allora dai, piano. Ho visto che c'è più gente, Benvenuti comunque. Prendilo. Ok. Ho visto un loom là sotto? Me lo sono sognato. Però non è giusto.
Io continuo a sostenere, non è giusto. Sì, lo so, non mi fare, non mi mettere ansia la prestazione qua. Sta fata che non è neanche qui, mi parla nel cervello, mi dice sbrigati. Ma che vuoi? Fallo tu se è così facile. Allora, attaccati qua, sali veloce. Prendi quello. Ok, no, non c'è un lumli. Perfetto, meglio. Che viaggio in altissimo. Allora, salta. Vabbè, però non salta. Non ce la faccio. Cioè, ce la faccio? No, non ce la faccio. Levati mano del cacchio. Via, dai, su. Allora. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Sali. Piglialo. E dai! Non è giusto. E riproviamoci. Vorrei gentilmente non morire di nuovo qui. Così è una richiesta spassionata che faccio io nei confronti di questo incredibilmente bellissimo gioco. Allora, ok, qui partiamo da molto più in alto, quindi a posto. Ce la facciamo adesso, no? Sì, a po'. E questi, oh, che belli salvataggi in questo gioco. Che c'è una mano qua? Perché c'è una mano? Telecamera? Ok. Via via, lo lascio prima che quella schifezza esce. Perfetto. Sì? Ah, ok. Vai lì. Dai. Rayman è un gioco bello. Bello, bellissimo. Accipati su. Ok. Oh, una curina ogni tanto ci sta. Un'altra. Allora. Vuole questo. E guarda che schifo, c'è un coso a terra. Ma che fanno? Escono. Che schifo, e dai, che schifo. Ce n'è più. Sì, è perché... Ma quanti erano? 37? Dai! Ah, era tipo mini boss. E dillo. Sarebbe bello sbagliare il tasto. Vedi? Vabbè, sì, immagino di sì. Vai! Ma scende nel bucio, però. Allora. Ah, qua c'è la cosa che non li può uscire, non li fa finire mai. Devo portare quei due, io suppongo che... Ah, ok, vabbè, andiamo prima a sinistra, come... Io li odio i teschi. Piave... Io come al solito mi invento anche la lingua. Perché sì, perché è così. Piano. Ma tu mi porti su, giusto? Sì. Ok, con calma, senza ho sbagliato tutto, ma va bene così. Allora, ma dai, mi fai perdere il treno qua. Ho perso. Piano, ok. Adesso il problema principale è io da qui? Come ce lo porto questo là? Devo lanciarlo sulle... Buonasera, Strenon. Buonasera. Ci arriva se lo lancio da sotto? No, non ci arriva. Però se lo lancio così, arriva sulla pu... Ma sono un grande... Una grande. Ok. Pia sta sfera, piala. Ok, la lanciamo lì. Non rimbalzare, ti prego. Peggio che rimbalzare. Tutto bene, sono un po' stanca, ma tutto bene. Tu come stai? Ok, prendi qua. Lanciala lì, non rimbalzare. Ok, non è rimbalzata.
fare un'attenzione vergognosa, perché qua... Perché Benino, che succede? Ma che preview! Che gioia mi dà questo gioco, che gioia. Ah, ma lì c'è roba! Ah, ma allora io vado lì. Scusami. Che faccio? Me ne privo. Eh no. Allora, piglia uno, due, tre. Allora, io me la rischio. Ma dai, dovrebbe arrivarci lì. Ha voglia? Oddio, ha voglia quasi, però. Finché funziona, va bene. Ah. Comunque siamo in sette in chat e voi non parlate, fate tutti schifo. Io ve lo dico. Cattivissimi. Allora, ma da qua ce la faccio? Allora. Ho sbagliato il tasto, come sempre. Boom. Ma anche, oh mio Dio! Che succede? Ma mi pigliano da dietro qua. Pigliala. Yeah, a posto. Ora devo... Schifo, sti cosi pelosi. C'era la strada qua a destra. Andiamo. Ah, c'era di bisogno di fare questa cosa. Vabbè. Anche provvidenziale qua che c'è la mano. Vabbè, 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 dai. Vabbè. Lin, ti prego, stai zitta. Scusi, ok. La telecamera che, mio Dio, cos'è successo? Flippava tutto. Sì. Non mi piace questa cosa. E ti breva. Ah, beh, a posto. Pensavo peggio. Ma giusto, giusto. Rayman, ti prego. Ti prego. Così, to. Li piglio a distanza. Li piglio. Oh, porca miseria. Allora. Che caduto. Ma quanto è veloce questo coso? Piglialo. Vedi te che uno deve fare le follie per uccidere sto coso bruttissimo. Allora, piano. Devo tornare indietro perché se no non ci arrivo. Ma ora io da qui, lì, ci arrivo? Sì, perfetto. Piano, piano, ok. Grazie per avermi portato di qua. E... io suppongo che dobbiamo andare avanti. Cioè di là. Arriva? Sì. Beh dai, facile tutto sommato. Dall'altra parte la telecamera per piacere. Ho sbagliato tutto. Ah, va bene. Come al solito, lo accetto. Certo che ho una mira io che è incredibile. Lancialo lì. Scusa. Lì. Ora mi arrabbio. Lì! Dai, in pizzo! Dai, proprio in pizzo però, mannaggia! Pigalo, pigalo! Vabbè, devo rifare tutto. No! What? È ancora lì? Allora, vado di qua che forse viene più comodo, ma se facessi tipo... Ah. Magia! Piano piano. Neanche questa è fatta per questo punto. Che ne so, non tutto questo, vivo ancora presto. Sì, io sempre con la mia mira incredibile. Si schifiche per favore. Ciapa su. Boom. A me non piace questa cosa. Ma scusami. Scusa? Aia! Ah! C'erano i segreti. Aia, che succede? Ho visto una roba di là. No. Niente, scherzavo. Vai giù! Oh no! 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 Boss fight. Solo.
Allora, slittiamo facile. Amico, vabbè, vabbè, manco il tempo di iniziare. Qua già sto spaccando tutte cose, mi sto spaccando. Ma no, my room così no. No, aspetta, pigliami, pigliami, prendi, mangiami. Anzi, non mi avrai vivo. meglio ancora, devo dire. Allora, ricominciamo. Ti prego di non farmi la cazzo, imperfetto. Qua c'è roba, non lo so, rompo tutto, poi ci penso. Mi sa che l'avevo preso alla fine. Oh, madonna, però così stigili. Aia! Mi fa male, però. Non si capisce niente. È pieno di strade e io non sono sicura di beccare le cose giuste, però così. Ma qualche schifo gli gocciola tutta. Anche qui, chi è che ha pensato che fosse una buona idea? Allora, vai. Andare qua, di là non c'è nulla. Qua c'era Glum. Ok. No, però vai, man. Ok, un po' di vita. Mettiamo tutto che è meglio. Piglialo. Perfetto. Che è già finito? Meglio, non mi arrabbio. Che devo picchiare? Eh no, dammi le vite. Che succede? Perché? Non l'ho capito. Ah, mi devo fare la strada da sta roba? Ah. È troppo lontano però. Eh no, ricominciamo, aspetta. Fa cadere tutte cose, per favore, che non ho capito nulla. Ok. Vai. Fermati. Vado su. E fermati. Fermati lì. Perfetto. Ok, e una volta che io sono... scusami! Non ho capito. Ai ai! Mi spare! Ma lo devo seguire... Sì, però telecamera, ti prego. Allora, lo devo seguire, io suppongo. Ma scusami, se mi stai facendo tornare là, perché mi hai fatto venire qua? Che rischio! Vieni qui. Ah, posso già? Ah. Non ho capito il ragionamento su questa boss fight, ma non è una boss fight forse. Ovviamente non lo sto colpendo. Fermati qui. Ok. E fermati lì. Un'altra. Ah no, niente? Ah sì. Il gioco ha capito che avevo bisogno di lui. Ok. C'è un salvataggio ogni volta? Non sto capendo, ma va bene. Ecco perché c'è un salvataggio ogni volta. Via qua, per favore. Ok. Ok. Ai, non ci arrivo, ma non vale. Vale. Allora, salto, faccio, prendo. Oscilla piano. Piano. Cioè, va qui. Tanto quelle sono sotto vite, non mi servono. Cioè, se un po' di vita non mi farebbe male, ma neanche mi farebbe bene. Ma mannaggia te. Una cosa ho detto. Allora, io vorrei che lei capisse che lì non ci posso arrivare, però. Ah, ok. Che lontananza incredibile. Ma che me ne manda due di fila? Livello di difficoltà mega brutale? Fermati. Via. Ok. Voglio i miei loom. Ah, li ho presi tutti. Grande, grandissimo. Ok, piano. Sono anche rifatta la vita piena. Perfetto. Allora, signore, la prego di sputarmi i suoi teschi qua. Allora. Una qui. E ce l'abbiamo. Prossimo.
Ma io poi voglio dire, era una gara a chi arriva per primo, giusto? Perché mi stai aiutando? Il senso di questa scelta non lo sto capendo. Piglia quest'altro. Mi devo grattare la guancia tantissimo e non posso! E non posso! Vabbè. Mi ero appena presa la vita, in effetti, va bene. Ah, ritorna poi. Quindi qui è infinito. Perfetto. Allora, qualche vicino alla telecamera, perché? Ok. Fermati. Avanti, prima che cadano. Nella vita mi sono distratta un secondo mi sono distratta, dai antipatia. Allora io mi ripiglio le vite, poi ci pensiamo a fare le cose. Allora sta fermo qui, fermo lì, forse troppo lontano da me, questo era troppo lontano da me, e poi fermo. Vabbè, niente. Io come al solito mi invento di brutto le lingue. Capa su. No, è dall'altra parte. Ok, fermala lì. Piano, senza fretta, senza furia, con gentilezza. Con gentilezza. Dammela un altro. Te. Madonna, dietro proprio. Troppo lontano. Non è vero, perfetto. Ragazzi, ci siamo. Ok, siamo arrivati da lui. E mo? Ma lui citta. Scusa, lui sparisce, non vale. Allora, qua c'è. Che cosa c'è? Posso averlo io questo tesoro immenso? Pago le bollette i prossimi 90 milioni di anni. Sconfitto, sei arrivato prima tu, quale sconfitto? Allora no, io mi ricordo che succedeva se lo accettavo, vedevi lui su una spiaggia circondato da un sacco di soldi e perdevi. Tutto un trip incredibile. Pensavo ci avessi teletrasportato prima. Cavalcabruchim, buonasera. Buonasera, come stiamo? Allora, qua abbiamo fatto queste schifezze di vecchie, mio Dio, basta, sono brutte. Vedete che ce le abbiamo dalle cialle qua? Via, attenzione al hitbox che non funziona mai. E invece di farci livello ce ne usciamo da qui. Sì, no, ma l'ho visto che ieri Kumi era in live. In realtà la stavo seguendo pure, solo che a un certo punto mi era venuta una voglia inverosimile di giocare a Rayman. E quindi mi sono detta, vado a giocare. E l'ho fatto in live, ma è stata una cosa di quanto, una quarantina di minuti prima che poi andassi a fare i fatti miei, quindi non ti preoccupare, figurati. Anzi, vi siete divertiti? Cioè, tanto che vedevo io sentivo gente che urlava. No, ti prego, non mi lasciare da solo. Ho riso tantissimo. Devo rifare sta che palle. Comunque sto bene, anche se poco stanca, perché giustamente con la questione di lavoro in casa ho dovuto recuperare il lavoro tutta questa settimana qua, sostanzialmente in questi giorni. Quindi diciamo che mi sto caricando un pochino, però pazienza, tanto domani non farò nulla perché ci sono i lavori tutto il giorno e non posso materialmente lavorare domani perché mi sfrattano da tutte le stanze, quindi
Domani riposo. Ma di nuovo? Vabbè. Ma piglia quello giusto, quantomeno. Come vedi, cavalcabrucchi, ci stiamo dando un po' al retro gaming oggi. Vabbè. Mi fa le preview. Fa le preview non vale. Non vale. Allora, devo rifare sta parte, ma... Questo è il backtracing peggiore della vita. Tra l'altro, parlando di backtracing, mi è venuta una voglia di giocare a Spyro, parlando di retro gaming. Anche se è vero anche che Spyro l'hanno rifatto, quindi non so quanto si possa ancora parlare di retro gaming, perché sì, è retro, però allo stesso tempo... Vabbè, però, tutto sommato... Spyro è bellissimo. Io ho sempre giocato soltanto al 3, però mi sono guardata tutte le gameplay della trilogia rifatta e muoio dalla voglia di giocarci. Ce l'ho, tra l'altro, quindi poi appena sarà possibile... che palle! Appena sarà possibile poi... Vabbè, mi distraggo ancora. Dicevo, appena sarà... Che palle! Dicevo, appena sarà possibile, porto anche qua. Senti, non ne posso più, dai. Dai, allora. Con calma e per piacere. Piano. Allora, dobbiamo rifare sta parte ignobile. Tra l'altro, Cavalcabrucchi, in questi giorni probabilmente mi riprendo a leggere il gear da capo. Perché, non so, mi sono presa di... Vabbè, mico non guardo mai dove metto i piedi. Mi sono presa di nostalgia e al momento mi sono bloccata con un altro manga. Però mancano tipo 10 come si chiamano? 10 episodi alla fine, quindi mi leggo quelli e poi ritorno su Air Gear, perché mi manca tantissimo, anche se è vero che non leggo in inglese, quindi mi manca un po' meno se penso che lo devo leggere in inglese, tutte le cose tecniche, va a quel paese, tu, tua madre, tua sorella e tutte le tue amiche. Zen, Fei, zen, devi stare zen, calma, senza fretta, senza furia, senza indugio, su segugio, ok, andiamo. Prima ci ho messo 40 minuti a fare sta parte, adesso la devo rifare. Mannaggia a lui, a loro, tutta la loro stirpe. Allora, qua di qui. Delicata, piano, gira, piano. Oh mamma mia, ho sbagliato tutto, abbiamo finito. Perfetto, apposta, fatta. Una delle cose più brutte. Perché tremava tutto? Terremoto su Rayman? Dai, piano e dai. Ma come sono schivatrice seriale io? L'ha cliccata? Sì. Allora, siamo tornati da lui, diamogli da mangiare. Ah, si chiamava Clark lui, non mi ricordavo mica. Ma che mento comunque. E la bocca? Allora, sì. Ti sei antipatico, Rayman? Ma c'erano le scale proprio accanto. Guarda qui. Sulle scale. Ah, tra l'altro qua c'è come uscire dal livello. Ah, perché giustamente io prima sono uscita dal livello. Quindi lui, che è un gioco fatto benissimo, dà il senso di realismo alla situazione e dice no, e qui c'è l'uscita. Certo, sembra ovvio, no? Come se uno dopo tutto sto sbatti di bombe che camminano, che brutto che sei, Clark, ci avesse voglia pure di rifarsi tutto il livello. Allora, ok, piano, non si capisce una nebula, vai. E pia il buono. Clark? Che lento Clark però, eh. Dai che mi devi menare qua.
Dopo di lei, signore, mica c'è fretta. Abbiamo tutta la calma del mondo, no? Non ha preso ancora la rincorsa. Tutto qui? Prossima zona. Basta, basta, basta. Non ne posso più. Di queste schifo di bombe della fava. Collina dei menhir della mia fava. Che cazzo. E da vabbè. Per favore, telecamera, ti prego. Ok. Piano. Questo è un gioco fatto benissimo, benissimo, benissimo. La faccia... No, 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 no. Gira, faccia giro, giro tondo, quanto è bello il mondo. Ok. Delicati, delicatissimi, delicati. Piano, 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 piano. Piano. Sto azzeccando la strada, sto azzeccando la strada, sembra. Aiuto, piano, piano, piano. Delicatissimi, delicatissimi. Delicati. Fatto. O no? Cosa tieni le redini? Non le ha le redini! Non le ha le redini! Ma non le ha... Ma che succede? Non ho preso tutto, scusami! No, eh! Scusami, due casse e tutta questa roba, io dove le ho lasciate? Guarda, ti dirò, io non ci torno a quel livello lì, ci torno più avanti, quando poi voglio completare tutto, prendere ogni cosa, ho dato una manata incredibile al povero... Dov'è? Scusate un secondo qua, faccio un po' di casino. Ok. Dicevo, io su quel livello ci ritornerò alla fine, quando mi serviranno tutti i loom, tutte le casse, tutte le cose. Ma che schifo! Ma prendilo, è lì, è schifo della natura, della schifezza. E no, e dai. Dai che è quasi morto, dai che è quasi morto, schifo. Vedi te. Ah, entra un fresco che non si spiega, giuro, ed è bellissima questa cosa. Allora. La prendi con calma, con tranquillità, senza furia. E qui ci siamo. È quello che mi doveva servire esattamente, quindi. Scusa, eh. È una volta che... Per citare mi serviva. Torniamo lì. Bingri sbangri. Ok, ci siamo. Grazie per l'indicazione. Non ci penso, guarda. Ci posso pensare. Allora, di qua che c'è? Assolutamente nulla, bellissimo. Ma già così tanto ho preso, ma come? Sì, ma questa era una fregatura incredibile. Era uno scam. Io l'avevo detto che era uno scam, nessuno ci crede, ma io l'avevo detto. E poi papà, vabbè, vabbè, torna lì. Allora, ti colpisco dove mi viene più comodo, disgraziato schifoso. Perché viene un mal di mare con questo schifo di Rayman che non si spiega, eh? Perché? Perché cadi? Perché c'era motivo? Allora, qua che c'è? Ah! Oh. La box! Ti ho salvato! Allora, bella globo! Non me la ricordavo questa cosa! La danza della pioggia per rompere i laser, eh? Scientificamente accurato, devo dire! Devo proprio dirlo! Certo che la musichetta di fondo, mamma mia! Io credo servi tu, Globox, ti prego.
Fammi sognare. Ce l'abbiamo fatta. Ah, però non l'ho preso. Aspetta, guarda che c'è qui nascostissimo all'occhio. Te. E quindi? Tecnologia suprema, devo dire. Aspetta, aspetta. Io mica scema. Anche perché so che adesso devo farmi il giro di nuovo di re. Sì. Allora. E questo ce l'abbiamo. Cioè, non c'è niente da prendere di qua. Mi fa girare la telecamera, però, mio Dio. Guarda di qua. Sì. Anche questo gioco mi mancava davvero tantissimo, ragazzi, non si spiega. Erano solo 5 anni che non lo giocavo. In realtà è tipo uno dei miei comfort game, cioè nel senso che, cioè io divento una pazza mentre ci gioco, per carità. Però tipo, cioè, ogni tot anni prendo e lo rigioco. Così come anche un altro gioco. Zio, devi andare più avanti a fare la cosa del fuoco, della pioggia, quello che è. Un altro gioco che si chiama LBA, Little Big Adventure, che nessuno conosce, che io sappia, o meno dico le persone che conosco io, non lo conosce nessuno. Ma è un matto, ma tu che mi fai, ma veramente. Dicevo, ma è un gioco che a me piace molto, non so se l'avete presente. Ma anche quello è molto retro come gioco. Addirittura in prospettiva cavaliera, con organizzazione isometrica, là come si dice, quindi insomma. Sì, effettivamente isometrica, non è cavaliera. Giochi in cavaliera non credo manco che esistano. Ma che volete da me? Via, via. Allora. Eh sì, però posso dire che è schifo. Ah, sì, sì. Io premerò sicuramente spazio. Sicuramente premerò spazio. Che succede? Perché vado solo? Ah, perché ero ancora incazzato. Che asma. Allora, fammi tornare un attimo qua. No, ok, devo andare avanti. Nasconditi, Globox, nasconditi, non ti preoccupare. Qualunque cosa ti abbiano fatto non te la faranno mai più. Sì, poi dove devo andare? Chiaramente dovevo morire. Chiaramente. Allora, com'è che funzioni? Com'è? Com'è la cosa? Che devo fare? Ah, ci sono momenti... Ah! Signor lei, salve! Aspetta, abbiamo detto che devo premere spazio più tempo e lanciargli il pugnazzo della vita. Perfetto. E l'ho mancato. Beh. Sul muso. Pialo. Perfetto. Si è aperto? No. Amico? Tutto a posto, Globby. Ah. Ragazzi, io lo vedo che ci sono 7 spettatori e che nessuno parla, antipatici. Amico. Esatto. Ricordatevi che se vi piace quello che vedete potete anche lasciare un follow, è gratis, non vi costa niente, a me fa solo tanto felice. Purtroppo non mi fa anche buon italiano, ma questo è un altro paio di maniche. E vabbè. Molla via. Ma non me la carica. Guarda. Chi è? Ma è possibile che devo metterti a recuperare ogni volta? Globox? Già che sei lento come non so cosa. Veloce, su. Io sono una scheggia. Guarda che velocità. Allora. Ah, aspetta, questo era il momento bellissimo. Entra qui.
Perché non ci entra? Ah, perché ci vuole lui, ok. Ma in tutto questo c'era... Io avevo visto che c'era il loom quello viola. Cos'è? Guarda, guarda che cosa cringe. È solo un cespuglio dal grosso naso. Vabbè, dai, ragazzi. Che vergogna. Sto gioco è proprio vergognoso. Io non ho preso tutto, quindi devo tornare indietro. Giusto, giusto, no? Mi sembra giusto. Hai una moglie a cui badare, baci. Ma io... Ah, da qui ci andavo, ok. L'ho mancato tutto, l'ho mancato. Presi, me ne manca uno. Suppongo che sarà. Esatto, lo sapevo. Bella. E anche questo è stato completato. Lo posso fare? Fammi entrare. Ma io non lo voglio fare questo. Sì. È impossibile per me da superare questo livello con joystick, è impossibile. Impossibile. Guarda, io lo evito volentieri. Qui giriamo un pochino, va? Era meglio così, ok. Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Ma sì, c'è il tempo per farne un altro. Questo gioco lo finiamo in pochi giorni, dai. Chi se ne frega. Perché io pensavo che in 2 ore avremmo fatto pochissimo. E invece mi sbagliavo. E che schifo è questo? È questo? E come si fa? Però ce l'ho quasi fatta, caspita. Tiè. E mo? E ma scusami, non c'era? Ah, ma qua ci posso andare. Oh. Sì, lo so. È una delle cose che odio di più fare. Lo so come si fa, purtroppo. C'era altro qua sotto, perché io devo saperlo. Eh no, devi andare giù però. Qua ce n'era uno. Qui c'è della vita. C'è tutto questo e c'era un solo... Ma neanche il tempo mi dà. Stavo tornando su. Beh, spero non ce ne siano altri, perché insomma mi seccherebbe. Ma andiamo avanti. Che rischiosissimo. Allora. Ok. Ma dai! Ma allora scusa, che mi fai prendere le cose se c'è quello schifoso lì che passa? C'è le formiche di sopra, che succede? Ah, ma si sposta insieme a me pure. Ma te le danno pure Roberto, bravo, hai... posto. Perché c'è la rete qui? C'è roba?
Ma dai. Ah, era per salire lì, ma io voglio Ilum, gentilmente. Sì, ma è tutto rotto qua, eh. Ancora. E basta, lasciami stare. Schifosissimo. Non mi scendere. Ragazzi, mi prude tutto, non capisco. Allora, ci siamo. Ora, io quello, come lo devo combattere che è là sotto e io sono qui? Lo scoprirò in un altro momento. Ah. Un certo sonnino, ma non è ancora di cena, già che sonno. Perché la mia vita deve essere così da vecchio? Allora signore, io vorrei, no, devi inquadrarlo. Oh, lo prendo. Sì, no, no, non così, ma così sì, che yeah. Adesso dove si va? Di là? No, 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 non di lì. Ah, ah, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. E mo? Ah! Fatto. Più facile di quanto non pensassi, anche se effettivamente è vero che col joystick. Tutti bravi col joystick degli altri. E dai. Ok. Me lo fa vedere come se fosse una cosa strana, ma ne abbiamo visti a bizzuette di amici come lui. Allora, arrivo davanti, zitta, zitta. Che palle, mi ha fregato lui. Mi ha fregato lui, aiuto. Dai, la telecamera però, che vuole? Mi uncina. Te. Disgraziatissimo, 2 colpi e no damage. Ah, 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 t'ho visto. Pigliala. Ah, ho sbagliato tasto, come sempre. Per fortuna funziona anche così. Ok. Più lenta, mi raccomando. E fin qui tutto bene. Non c'era altro da prendere, non sembra. Andiamo avanti. Allora. Mi dici che si nuota così? Che cosa terribile! Che cosa terribile! E me lo dici così? Intanto mi devo assicurare che in superficie non ci siano luoghi strani dove andare. Puoi saltare, sì. Finiamo questo livello comunque e poi stacchiamo. Giusto perché voglio dire, ci dobbiamo lasciare qualcosa anche per il futuro. Allora andiamo. Trema tutto in maniera inquietantissima. E qua si sale? Sì. Sali. Sì. Ok. Oh, che brutta notizia. Ma c'era bisogno? Allora, e abbiamo liberato la balena. Intanto abbiamo anche aperto Dai, facciamo sta sciocchezza e non ci pensiamo più.
Madonna. Non avevo visto che c'era un buco lì dove saltare. E a che serve? Aspetta, il bucio dov'è che era, però? No, niente gnignogni, perché io devo andare di nuovo lì. Ah, questo pure, questa cosa pure qui. Sì, però muoio. A meno che... Piala, ok. E siamo fuori. Devo fare questa sciocchezza. Pigliala. Dai. Ho sbagliato tutto nella vita parte 2. E di qui che c'è? Un punto assolutamente inutile. Favoloso. Dai, dai. Vieni qua. Giro, giro, tondo. Quanto è bello il... Di là, gira, 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 gira. Ok. Ok, l'ha rotto. Ci sono i segreti. Ah, era un segreto importante questo, allora. Perfetto. Altri segreti. Oh. Ora tutto un altro sapore. Allora, devo seguirla qui. Arrivo balena, che non mi ricordo come si chiama. Oh, dammi qua, dammi qua. Eh no. Ok. Sì, però si sbrighi, signora. La prego. Ah, next step. Che io immagino sarà tutto sott'acqua. Dall'immagine direi di sé. Che bella notizia. Bellissima. Sì, però nuota, zio, nuota. Ma cosa gliene frega i piranha delle tue bolle esattamente? Ci devono solo provare ad avvicinarsi. Sono mie. La mia vita. La mia vita loca. Dove sei? Dai, quanto lontana però questa bolla d'aria, dai. L'ho presa. Ok. No, aspetta, lasciate stare. Ok. Ok, io e lei signora abbiamo finito, vedo. Ok. Sì, ma... Me ne mancano un po', giusto? Ah. Tutto si spiega. Allora. Guardali, tutti qua sono. Piano, 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 e per piacere. E ti pareva che dovevo soltanto 37. Sta correndo sull'acqua dove dovrebbe scivolare. Jukebox time. Allora, questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo. Da qui si esce, giusto? Se mi mancano cose, tipo quei due ancora. Se grappa, no. E c'è, la sento, la cassa da aprire. Ma dov'è la cassa da aprire? Sbagliato lato. Allora, saliamo di sopra e diamo un'occhiata veloce. Ah, oh, guarda qua che c'è. Mm.
ma non lo prende. Mi sento gabbata dal gioco, non è giusto. Mica. Ah. Ci mancava il canuzzo. Oh, l'ha preso. L'ha preso. Ho un vago ricordo di dover entrare in questo... Se... Vago ricordo di dover entrare... Ah, ricordavo bene. Mi manca comunque una cassa e 5 loom. Di cui un paio so dove sono. E gli altri? Perché qui ce n'è uno. Che palle. Allora no, eh. Ok, l'ho preso. E mo? L'altra cassa dov'è? Mi manca una cassa 5 loom, ma... Facciamo scherzi. Possibile che me li sono persa? Allora, intanto andiamo di qua. Sento un rumore di loom e di cassa. Ma non li vedo. Certo che se la telecamera facesse meno schifo non sarebbe un problema, ma nel momento che purtroppo fa schifo non capisco. Allora, eccolo qui, c'era la fregatù. Schifoso Lido infame, vieni qua. Che balle, senti, sai che c'è, ti ignoro, rompo quello. E che balle, tanto sacco di vita, chi se ne frega di te, fammi rompere la cassa. Aia. Ok, possiamo ignorarlo, perfetto. Venghi, signore, la prego. Ok. Ce l'abbiamo? Fatta. Ci proviamo, ma tanto sono sicurissima che non ce la fa, perché è sempre così. Ho già che sbagliavo i tasti. Dai, dai, dai. Dai. Mannaggia te. Ti dico, se non riesco ad andare veloce. E vabbè, quello è arrivato 7 ore fa. Disperatissimo, disgraziatissimo. Via, via, show, show. Sì. Sì, perché sì. Già al secondo santuario? Beh sì, siamo praticamente a metà gioco. In realtà è iniziato solo ieri sera. Quindi sostanzialmente un altro paio di giorni e finisce. Vabbè, allora noi finiremo questo incredibile, bellissimo gioco un altro giorno, ovviamente. Non ho idea di quando lo porterò, perché con tutta la situazione del lavoro che ho, diciamo che devo riprendere a disegnare, quindi insomma ci rivediamo poi. Domani non c'è live, perché non avrò modo domani probabilmente, a meno che non ci succeda qualche miracolo il pomeriggio tardi. Probabilmente dovrò lavorare per i miei progetti principali e non li posso streamare, come avevo già raccontato. Quindi se tutto va bene, posticipiamo la live di domani, martedì. Mercoledì spero di riuscire a farla normalmente, magari prima o dopo rispetto all'orario preimpostato, ma io spero comunque che dalla settimana successiva alla prossima, no, successiva a questa, tutto questo disagio incredibile sia terminato, perché non ne posso più. Quindi adesso vediamo un po' se avremo fortuna oppure no. In ogni caso aggiornerò, male che vada, c'è Twitter con tutte quante gli aggiornamenti, quindi eventualmente non dovesse esserci lo scrivo lì, se dovesse anticipare lo scrivo lì, ritardare stessa cosa e tutto il resto, quindi niente.
Ragazzi, vi ringrazio per la compagnia fino adesso. Diciamo che è arrivato il momento di chiudere. Mi chiudi? Sì, mi chiude. Quindi, siccome è anche ora di cena, vi auguro buona cena. Grazie della compagnia e un bacio. Mi raccomando, fatti brevi. Io ho dato un bacio prima, troppo presto, perché qua tra l'altro non mi sta chiudendo nulla. Perfetto. Sì, sì, stacca, stacca. Oh cielo. Sì, stacca. Va bene, ragazzi. Ciao, eh.